cartografo e iniziare a preparare un percorso verso l'area designata delle operazioni. Ricevuto. Attendo poi della tua conferma. Stasera lo scout me lo fa Azrael, il chio di fila. Ma se farlo io il chio di fila, no? Va bene, fammi il chio di fila. Grazie. Sto facendo una carriera non molto difficoltosa. Anzi no, non questo. Non prendiamo questo. Aspetta, fammi sentire qualcosa. Fammi sentire qualcosa. Come sta? Dimmi tutto. Che giro vogliamo fare? Un terreno vogliamo semplice e no, ci spostiamo sulla collina 233. No, possiamo anche andare dritto di qui. Che possiamo andare dritto. Sì, sì. E poi scendiamo qui dalle case. No, facciamo un checkpoint qua, guarda. Un rally point qui. Ok, quindi facciamo. Proseguiamo per la strada. Sì. E facciamo quel point qui. Ok. Ho preso quello per le mine. Come? No, ho preso quello per rilevare le mine. Attimo, quindi comunque teniamo gli altri. Allora, il waypoint è su 061056. Comunque dovrebbe essere visibile a occhio nudo, Tommy. Lo scout chi è? Lo scout è Alfredo. Ah, lo faccio io? Sì. E sto allora. Col fucile manco adatto, vabbè. Ah, aspetta, se no chi è questa ragazza qua di fronte ai miei occhi? Guarda, col passo montagna. Cazzo, ora se c'è un problema, devo riloggare. È Dave. E senti Lele allora che ti riapre il server, Dave. Non so, può farlo... Ok ragazzi, Dave, scout, seguiamo lui. Direzione disegnata in mappa. Ok, dove c'è scritto waypoint. E ti muovi seguendo la linea. Vai Dave, ti seguiamo. Ok, scout in movimento. Manteniamo sempre a distanza come al solito. Quindi movimento in marcia, arma passata e doppio C. Bravo Alex, tu con me? Cioè, ma hai segnato il mappa la linea? Sì. E perché su mappa o GPS mi segna che stava andando per la parte contraria della linea? Dave, vai accelera. Così ti distanzi. Mi sembra che sia giusto, eh? Ah, perché quella è la linea dell'arrivo in elicottero, aspetta. Ah. Non ti preoccupare. Punisher a Roger, passo. Qui non in avanti. La presenza di persone ostili a 3.20, passo. Ricevuto adesso controllo. Distanza circa del contatto. Ragazzi, fermi, congelamento, stop. 3.20, sono molto vicini, cercate di farlo più vicino possibile. A breve ingaggeremo, ma solo con i silenziatori, solo chi dispone di silenziatori. Aspettate. Signora, non pure.
Dove cacchio stanno? 3.20. Dammi le indicazioni, Roger, dove andare. Allora, i Tango si trovano in direzione nord-ovest del 110 al momento. Noi bisogna cercare il riparo più vicino e tenerli d'occhio. Se ci ignorano e sono lontani, non ingaggiamo. Se vediamo che sono molto vicini, ingaggiamo con i silenziatori. Piccolo problema, io non ho il silenziatore. E allora facciamo ingaggiare anche il silenziatore. Sono 4 Tango. Si stanno allontanando da noi. Aspettiamo che si allontanino ancora un po' e poi procediamo con i nostri itinerari. Ma voi li vedete? Negativo. Boh. Ok, procediamo con i nostri itinerari. Proprio vado avanti. Comunque teniamo sempre uno sguardo verso nord, così siamo sicuri che non cambiano idea i bot. Rallentate un attimo. Ah, vabbè, ma io devo andare per iniziamo ad assumere una formazione più a scacchiera, quindi sfalsati. Immagino da direzione nord-est 30, alle spalle. Cerchiamo di avvicinarci tutti alla costa, attraversate la strada, così abbiamo più copertura. Non ti
Conca Ovest. Ricevo città. Copio, li vedo. Oh, che 3 Tango 260, tendo informazioni. Veicolo. Attraversate tutti la strada, stiamo tutti sul lato destro della strada, vicino alla costa che ci sta ancora. Date copertura per favore, cambio. Ok, confermiamo, abbiamo due operatori che faranno copertura qui avanti alle case, passo. Ok, benissimo. Typhoon a Tommy, gli operatori si stanno dirigendo tutti verso di noi, cambio. Ovest 270, tengo sulla collina, occhio. Ingaggiatelo solo se è una minaccia, altrimenti se c'è ignora lasciatelo perdere, cambio. Ricevuto. Ci stanno seguendo, sì, io sono ultimo, ci sono tutti, sì. Ok, ottimo lavoro Tommy, continuate per 280 ragazzi, fino all'abitazione. Special guest, siamo qui dell'abitazione. Special guest a Typhoon, passo. I tango 270 sono 9, sono una pattuglia e non sono allertati, passo, sono a lungo circa 600 metri. Qui Kainar al Typhoon. Sabato sto io a fianco a te, eh? Sì. Un attimo, rimanete stand by, difendiamo la posizione dove sono io, i medici e tutta la squadra, facciamo un perimetro largo e difendiamo tutti i settori, cambio. Almeno 7 tanque a 270, passo, non allertati. Se non sono allertati non ingaggiate, ingaggiate soltanto se ingaggiano loro, cambio. 7 tanque a 270. Ma non li vedo io oggi, ma che?
Vengono verso di noi, passo. Distanza approssimativa? 600 metri. Ok, 600 metri, vanno, poi siamo ancora in sicurezza. Comunque teneteli sotto tiro sempre. Ok, Cody. Io sono all'esterno della casa dove c'è Cogliandro, gli sto dando copertura. Perfetto. Chi c'è vicino a me, ragazzi? Ci sono io, Azrael. Ok. Coprimi a sinistra verso la strada, invece sono io, vai tranquillo. Io sono col mirino verso la strada, verso la casa. Ok, allora siamo in tre, perfetto. C'è anche Tommy. Ovviamente, stanno scollinando, arrivano verso di noi, sono più o meno 600 metri. Ragazzi, io in visuale non ce li ho, quindi... Cioè, adesso ho girato. Ok, dite agli altri che mi passi il comando in caso. Ok, allora Andrea sta tenendo sotto tiro dei tango che si possono definire una minaccia per la squadra. Se lui ritiene di abbatterli, li abbattiamo, se no, a secondo voi, le disposizioni che dice lui, stiamo fermi. Io ho perso, ragazzi, io l'ho perso, voi li vedete? No, negativo. Io non li ho mai avuti in visuale, cioè gli alberi davanti. E ci abbiamo la guardia. E io sento voi ci fa dire, forse stiamo già fa copertura. Sì, vedo un operatore di idro. Ok, sono sopra la montagna, raga, non fa come più via per sì, dai, qua. I contatti che abbiamo visto erano a 600 metri sulla collina 260, giusto? Sì. Ok, perfetto. Punisher va sulla collina, te copertura, passo. Rimani lì, Andrea. Scusa, ripetere, non ti ho copiato, cambio. Punisher va sulla montagna del copertura, passo. Ok, ma non allontanatevi troppo dalla squadra. Ricevuto. Ok. Allora, attento al 260, che lì abbiamo visto. Andiamo a controllare un attimo più a sinistra. 260. Cazzo, la palla dovevo portare. No, aspetta, ce l'hai così, vedi qui. Aspetta. Dove ti vuoi mettere? Fai una trincia piccola per Arzel che questi lì qui sta a fianco. No, trincia, c'è quelle cose di sacchi. I sacchi, no, non usare quelli, sono preziosi, poi quando ci dobbiamo fissare la postazione così. Se volete mi sposto dalla parte opposta che c'è altri muretti, eh. Sì, Arzel, guardami. Cerca di andare quella parte lì, ok? Dove? Lì, ai muretti a secco che stanno leggermente più rialzati lì. Non ti alzare molto, va. Ok. Ma dici sopra la collina, giusto? No, non salire. Costa l'edificio, ok? Perché dice che stanno a far giro. Ok. Lì è quello più avanti. No, tu copri qui. Copri qui, lo sarà qui. Copri in direzione 241. Ragazzi, ma voi vedete da tiro? Io non li vedo. Io nemmeno. Hanno scollinato a 260, forse arrivano verso di noi, purtroppo se in mappa ci abbiamo... Scollinato a 260, io non li vedo. Come? Abbiamo le case da volte, stiamo sbagliando, no, non stiamo sbagliando, ci abbiamo la cosa in copertura, ci abbiamo i muretti qui. E se non loro stanno, loro noi abbiamo il terreno dalla nostra parte, se vedi lì devono scollinare gli vediamo per forza, non c'hanno una copertura così ottima. No, c'è una copertura a destra, Andrea, ci stanno due uomini a destra, sì. Dietro la casa. Ok. Come l'elicottero è saltato? Quelli di fronte, no, non possiamo farci vedere. Dai giù un attimo, posizione. Non so, io prima c'erano spari e due. Tyfun Atomi, sei più avanti o vicino alla casa dove sta tutta la squadra? Io sono vicino alla casa dove sta tutta la squadra, solo che sono leggermente proprio un po' più indietro, che sto controllando tutti che se restano indietro dopo. Perfetto, sei solo? Sì. Sono solo, vedo anche quello che sta controllando la collinetta e ce ne sono anche due vicino all'albero che presumo siano...
adesso non ricordo i nomi, vabbè, perché non li vedo. Ok, squadra, Roger up, il comando lo riceve da lui, cambio. Ok, Roger operativo. Allora, situazione feriti? Tutto ok, Roger. Nessuno, per presumo. Purtroppo non si alza pure. Ok, allora facciamo così, appena un attimo. Che stava a fare l'RCT? Fai Morox, tutto ok? Ho deciso di fare il tutto perché era più consoziale. Ah, senti, tu li hai visti scollinare lì allo 60 del 40? No, io no. No. Dave è down. Ah, ecco lui. Sì, è lui. Ok, io ho fatto fare... Ecco qua. Ho sentito un perimetro di sicurezza. Questo è cosa ti provoca una torretta. Questo è un 10 di fare il conto. Ti sei beccato una 50 in faccia lì. Esatto. Quale? Allora, ci sono i danni, stavano verso di noi, adesso... Sì, sì, stanno risalendo, è corretto, sì. La nostra, e tocca vedere dove sono andati. Andrea! Poi? Sono qua davanti, sono 250. 250. Roger, io non ti sento più. Si avanti. Bravo, cosa facciamo? Procediamo o siamo fermi? Sì, stai poi un minuto che vediamo dei tango e stiamo decidendo se ingaggiare o no. Ok. Ma dove stanno questi tango? Io non li vedo, porco. Ma nemmeno io li vedo. No, stanno ancora a 260, stanno salendo e scendendo la collina, non ho più scollinato da me. No, 500 metri. 260, 260. 253. C'ho là. Ah, eccoli? Sì, sono lì. Sono proprio camminato. 240. Sì, sì, sono due, stanno proprio sulla collina. A 2.54 verso 2.55. 2.4 ne vedo io. Sono 3, forse un altro in fila. Sì, eccolo qua, il quarto, lo vedo pure io, c'avevo l'albero. Andiamo fino a fine villaggio per avere più visuale sul campo dell'itinerario. L'itinerario è finito qua, però. Sì, qui. 5, quanti sono? Ce ne stanno altri? Sono squadra di nuovo, sono qua. Sto vedendo anche il quinto perché c'ho sempre quest'albero maledetto davanti. 6, eh? So 6? Sì. 9, 9. Ma forse non finiscono mai, ma quanti cazzo? 9. 9? Sono 9? Ok ragazzi, facciamo il perimetro di queste ultime case, salgo sul tetto a dare un'occhiata ai dintorni. La squadra lui via lì. Qua c'è chi, facciamo di avversari. 62, 70, ci sono sempre danno sulla collinetta, eh? Ricevuto. Dove 270? Sono quelli che abbiamo visto noi, diciamo. Ah, ok. Mitragliere. Mitragliere. Mitragliere pesante. Cazzo, non li vedo più. Otto mitragliere pesante. C'è uno con il lancia col lanciamissili. Anche uno con un lanciagranate. Dov'è? Lanciagranate non lo vedo. Centrale. Ha un M16, quello con l'M16. L'ultimo due sono fusilieri. Ok. Abbiamo il primo come punta con RPG. Ok, squadra, aprire i movimenti. Quello ci muoviamo in direzione ovest 320. Quello dietro l'RPG è un altro con lanciagranate e poi andiamo con PKM. Roger, ci sono dei tango. In direzione? C'è le 2.40, 2.40, 200 metri, qui davanti a noi. 200 metri? Sì. Dove si può vedere davanti a noi? Sì, allora stiamo ancora in stand-by un attimo. Ah, questi qua sono tango ingaggiabili, eh? Adesso vedo un attimo. Sì, sono un pericolo perché potremmo andare proprio dentro quella valle lì. Appena possiamo ingaggiamo sui tango. Ingaggio libero sui tango. Roger, Roger. Avanti. Roger, scusami, quali?
iniezione 2.40. Iniezione 2.40. Cazzo non li vedo. Non li vedo. Forse li ho visti. Ok, stop, dovrebbero essere down. Roger, i tango ci stanno, se ci hanno sentito. Merda. Ricevuto, vedo. Tango allertati in direzione ovest 270. Noi ci spostiamo però in direzione nord. Dave, portaci in direzione nord, ci dobbiamo spostare. Movimento ricevuto, il movimento con Dave, ottimo. Dove mi fermo, Roger? Ci fermiamo in direzione, lui ti ha fatto vedere le rocce prima. Ah, ok, ricevuto. Ricevuto. Aspetta, la squadra non ci sta seguendo. Già morto. Sto sopra la collina. Ricevuto, da lì riesce a vedere una postazione mortaio simile. Contatti in direzione 298, 238 nel villaggio. Passo. Ricevuto, Roger Marconista, chiedere immagini satellitari e se possibile una posizione almeno vaga di dove potrebbero essere mortali. Cazzo. Roger a terra. Ok squadra, mettete in posizione di copertura se è possibile, cambio. Ok, ci sono. Alex, chiedere immagini satellitari al comando sulla zona e possibili mortali, possibile posizione, scusami. Che oggi non li vedo, ma che è? Il comando, qui Alex, il comando mi ha detto che l'unico che sa la posizione è il civile all'interno della città. Ricevuto. Niente immagini satellitari. Roger, necessito di intervento dal dottore, mi hanno ferito. Ricevuto, Sirici, cerca il medico più vicino a te. Sabato, per mettere a raggiungere la squadra. Sono dietro le rocce con Dave. Cerco di autocurarmi il più possibile. Ricevuto, appena riesco ti mando medico. Ricevuto. Possibile rifugio per il nostro civile OBJ.
qua all'interno della città. Tecnica sulla strada, direzione ovest 270. Sud-est 160, l'unica casa che c'è qua vicino al bosco, sud-est 160, quindi mitraglieri e fanteria fate copertura, prendiamo i feriti in spalla e andiamo là dentro, sarà il campo medico. Un attimo Roger, mi sta dando un video, sì, sì. Io sono zappato. Dove che sei, dai? Roger, posso dare sto ecco, sto per terra attraviato. Oh cazzo. Merda. Ragazzi, il prima possibile bisogna aggiungere quella casa, perché siamo coperti. Avete il portale, ho fatto. Roger, ho bisogno del dottore, sto perdendo troppo sangue. Inizia a bendarti, adesso il medico è impegnato con un uomo a terra. Ho già cambiato due volte il bendaggio. Ricevuto. Grazie. Sono a casetta, mi sto stabilizzando. Ricevuto. Posizione del ferito vicino alle rocce, in direzione sud-ovest 280. Aspetta, tu puoi correre, aspetta, riesci a prendermi in spalla questo qua? Sennò... Sì, infatti quello che volevo fare. Ok, guarda, c'è anche questo, guarda, prendi prima questo che è ferito morto per terra, guarda. Qual è? Questo qua, io non posso su un zoppo, non me lo fa prendere in spalla, grazie. Ok. Qui oggi era qualsiasi medico disponibile a raggiungere la casa in direzione... Sud 180 per i feriti, stiamo portando lì tutti i feriti. Tommy, mi ricevi, sei ancora vivo? Sì, ci sono, io sto controllando che tutti vengano. Io sono l'ultimo della squadra, sto controllando che tutti arrivino là, che non ne lasci dietro qualcuno. Perfetto, sei un grande. Intorno a te c'è qualcuno dei nostri? Sì, c'è Alex che sta raggiungendo la vostra posizione. Ho visto lui. Ok, questo qua chi è? Andrea. Ok, perfetto. Dove li portiamo, Roger? Oh, c'è stato dei danni. Tu sei ferito? Ragazzi. Poi, andate via, dove? 200 metri, 208. Vabbè, se c'è ignora non andiamo avanti. Li ho visti, sono sul bosco. E per ora ignoriamo. Aspetta, un operatore disponibile che può correre, prende in spalla qui alle rocce, c'è un ragazzo rimasto indietro. Che zoppica. Arrivo. Ci sono anche io qua sulle rocce, Roger. Ok, vieni, va bene, va bene. Vai Roger, attraversare dopo questo. Posso vedere la posizione delle rocce? Perché io sono su un bacino. Ok, qui Roger a Tommy, ci stiamo spostando la casa in direzione sud 170. Se riesci, porta chiunque c'è intorno a te. C'è
cerchiamo di velocizzare un po' questa fase di attraversamento, ragazzi. Poi chi è già sul posto, non è medico e può operare, faccio una copertura abbastanza larga. Disponiamo di muretti e bosco dove poter fare copertura. Ok. Adesso mettiamo poco, Kai. Sì. Vediamo che te. 10 secondi sei già a posto. Dove vai tranquillo? Appena sul posto esci. Allora. Così la possiamo muovere più tranquillamente. Andrea non c'ha feriti. Okay. Muruk, ci stai pensando tu? Sì, adesso vedo cosa fargli perché non c'ha ferite. No, no, gliel'ho chiuso io tutto, solo RCP. Ok, allora continuiamo a fare RCP. Perfetto, allora, okay. Si disciplina anche se te la mia dieta, tenendo un chiaro, mettiamo un cilare che abbiamo un po' di alberi. Niente, gli diamo 4 schiaffi a Andrea per farlo svegliare. No, ragazzi, non è morto, non ho più okay, dai, che mo si riprende. Però fatemi per ultimo. Non posso. No, no, io non sto... sto ricevendo sangue. Aspetti, adesso mi vendo perché io non posso più. Andrea, 10 secondi di su. Ho sbagliato fino adesso, però... Meno, eccolo, bentornato. Okay. Roger, gli schiaffi sono serviti. Schiaffi servono sempre. Andrea. Ale. Poi. Faccio un passo avanti di moto, Guardare di là, perché fa e medici file non lo sentito qui cosa non posso andare cazzo si aspetta siamo scesi no dalla collina lì noi stiamo perpendicolo alla città qui cai da Roger qui Roger avanti io e sabato siamo qui nella trincea avanti alla casa passo 180 dalla collina Andrea ok Vediamo un messaggio, siamo davanti alla trincea, davanti alla casa, passo. Ricevuto. E infatti mi sta facendo il kit. Io non vedo nessuno. Grazie, sono a posto. Vediamo per un nuovo metto prezzo. Ricevuto, allora, Nipo, bisogno che mi crei un attimo un itinerario che bisogna pattugliare bene tutta la città in cerca del nostro ostaggio civile. Andrea? Noi Andrea per il denaro, vabbè sì, cosa ne fa? Ma faccio il denaro, ok, facci. Dobbiamo per usare la città. Ok, allora, fammi fare un atto di dove siamo noi adesso. Ma siamo scesi da qui? Siamo a nord est, proprio a destra della città. Più o meno sì, cioè se tipo la squadra diciamo ragazzi andiamo tutti di là, vedi uno va nella direzione opposta e puoi spararmi. Oppure se in questo caso ci fosse un blu, uno di nostri, rimasta aspetta. Tutta prima sul tetto e potevi sparare senza star lì. Ok. Roger? Sì, sì. Come te la segna la nostra posizione? Cosa? Come te la segna la nostra posizione? Dove la mettiamo il punto? L'ho fatto io. Ok. Ok, questo è il nostro arco. Quindi allora dobbiamo cercare, quindi questo qua è il terreno che scende da questo parte qui e i contatti li abbiamo avuti qui no? Alla collina 2 3 4 6 anzi sì, con i contatti di prima così, sì. Così, qua sì. C'è un attaccato allora. Immortale noi ci siamo spostati qua ok e qui bisogna iniziare a pattugliare un po' tutta questa zona qua e da dentro mettiamo così a questo punto ci conviene casa per casa quindi scegliamo un ordine preciso cioè ognuno andare tipo qui poi qui cioè cerchiamo di fare se si parte da qua si fa tutto qua e dovremmo provare a divide quanti siamo? Siamo pochi? No, conviene fare tutti insieme. Ok, quindi. Tutti insieme. Allora, e allora facciamo così, tagliamo, anzi no, così, se abbiamo qua un po' di verde, scendiamo qui al benzinaio e incominciamo da dietro.
risaliamo, quindi fare qua così, risaliamo, tagliamo da questo lato. Ciao con il medico, passo. Aspetta, mo il medico va. Sei libero, passo. Affermativo, mi trovo alla casa con l'acqua, passo. Aspetta, aspetta, aspetta. Arrivo. Va a entrare dentro. No, qui. Eccolo. Aspetta. Ma voi cartografi cosa mi dovete fare anche? Ogni casa che entriamo e puliamo me la dovete segnare con una X in mano, così non ci ricapitiamo sopra. Ok, però già capito un po' come ha fatto qui. Scendiamo dal lato di questi boschetti verso il benzinaio. Sì. Abbiamo copertura di queste case. E iniziamo a fare queste qui. Va bene. E tagliamo l'acqua. Anche se è molto rapido. Molto ripido questa parte qui da fare. Questa parte qui. Il signore si preoccupare. Oh, Roger, scusa per la mia interruzione, ma se mi becco una bomba mi becca tutti e sei. Hai ragione, che sono un attimo con i due cartografi per non dover parlare radio. Ok. E quindi allora. Comunque hai ragione in generale, Tommy, è vero? Anche va bene. Sì, va bene, andiamo. No, vedo che è giusto. Ok. Ok. Ok, andiamo pure. Ok, lo scout è in movimento, seguiamolo. Quindi occhio, mi raccomando, dove spariamo quando entriamo in una casa, perché c'è l'ostaggio nostro, da recuperare. Ok, andate, vi copro. Questo è covacciato il muro? So per primo, sono ultimo, vai. Ok, ingaggio la direzione. Sud-ovest. 2.40, passo. Sì, confermo. Ok. Sono sempre in testo. Sono a posto. Qui c'è aspetta. Eccoci un attimo. Ok, sono a posto. Grazie. È zoppo, vai. Qui si sa zoppo. Poi c'è un'altra terra? Fai il medico. Sì. Cioè, non fermarci in campo aperto. Dato che sono usciti tutti da là, penso stia là a questo punto. Sì. Il movimento. Ricevuto. Qui Kyle sta ricevendo delle cure, passo. Destra collina. Tanto direzione zero, Grinale. Ferito. Maledetti bastardi. Sei quasi a posto, dovresti essere a posto. Un bend. Stiamo un po'. Ok, si sei a posto, si si si. A posto, grazie. Prego. A posto, sono. Ti serve una buona... la medicata, no? Magari, grazie.
Muruk. Oh, Muruk, vieni qui, c'è un ferito. Dove? Dov'è? Andate giù. Coordinate. A dove cacchio sparano? Infatti non si sta a capire più niente. Cazzo, io sono ancora ferito. Sto vicino a te. Allora dai, con una squadra facciamo un perimetro difensivo in tutte, difensivo in tutte le direzioni, finché non tirano su Roger e gli altri. Qui Alex, ho del ferito alla noccia sotto di voi. Ok, copiato. Typho, se invece cominciamo a scendere qua alla casa qua sotto. Sì, perché già ci ha messo un po' troppo. Perché sennò così stiamo in campo aperto. Ok, dai, con tutta la squadra scendiamo dalla montagna in direzione 245 presso una casa. Typhoon, faccio uno scout, ma toccami da sopra. Ragazzi, mi serve il dottore, sto trasportando Roger. Ok, andate dove c'è, dove hai detto Typhoon? Direzione 242. Ok. Ok, dai, non ci sa. Che è sti botti? Ok, ci sto. Vi copro io da sopra, Typhoon. Ok. Ragazzi, abbiamo tappato a terra. Chi è che può avvicinare la casa? Io sono zoppo e non me lo fa avvicinare. Allora, la casa... Interrogativo, la casa è quella di prima? No. Negativo, devi andare... Questa qua sotto. 240, scendi dalla montagna e ci vedi a noi. Ci sono due case ai piedi della montagna. Ambra, lo porti tu? Sì, lo sto trasportando io. Ah, Ambra, ma non sei donna? No, sono donna, ma non è lei oggi. Ok. Questa qui sotto? Sì, vai dritto per dritto, ti copro io. Tag una reva, situazione qua. Sì,
Tommy, tieni duro, che pure noi abbiamo un sacco di problemi. Io sono ferito su zoppo, ho un altro due uomini a terra, adesso ti veniamo a prendere, cambio. Qui Alex, mi coprite e vengo verso di voi. Lo portiamo da medico? Sì, o lo carichi tu o lo carico io, come vuoi. Dai, allora io vi copro da sopra e vi raggiungo dopo. Stai funacolando, mi ricevi? Stai funacolando, mi copri i gambe. Goliandro, se dovete seguire pure nella posizione nostra ci sono delle case, entrate dentro e fai i tuoi interventi. Typhon, io non vedo più nessuno, vi raggiungo. Guarda, c'è Tommy a terra, mi può guardare un'occhiata dove sta, stava insieme a noi prima. Tommy sta arrivando, l'ha caricato Ambra. Perfetto. Viraggio operativo. Dragon una squadra, devi prendere il comando. Ragazzi, stango di fronte, dietro alla casa di fronte di me a circa gradi 2.40, 2.42. Fortuna che stanno andando in testa, Tommy. Quindi chissà quanti glieli vincevi. Quello mi sa che è l'ostaggio, eh. Dove eccolo, ce l'ha appena detto lui, 2.40 dentro la casa. Ok, 2.40 dentro la casa. Vedo la capoccia, quindi. Occhio, se lo stadio fa un colpo. Infatti. Scusa Roger, facciamo lo scorso un po'. Ti hai sparato? No. Meno male. Se vuoi sto impattando anche io, c'è il bagnuto. Ho fatto. Ok, ci sei. Il nostro uomo è 2.40. Allora non è possibile, ragazzi. Allora, se funziona così, per attraversare la strada, ragazzi. No, ci sono più feriti ancora. Ciao. Ma stai vicino qui. Ma vorresti. Adesso sono che ci sono, mi faccio una esplosione. Ma vuoi fare questo zoppo? Sono all'esterno della casa sul retro. Ok, allora appena abbiamo sui feriti iniziamo a attraversare. Okay. Quando attraverseremo lo dico già adesso, così dopo lo facciamo e basta. Due si fermano gli angoli, coprono, gli altri attraversano velocemente senza stare a farsi troppe minute di guardare intorno. Una volta arrivati dall'altro lato coprono a loro volta la squadra. Senti Roger, io vado un attimo dalla specie. Ok, qui okay. Grande operativo. Guarda, c'è il Roger. Avanti. C'è una mina qui sotto. Passo. Ricevuto, segnalala ma senza farla esplodere, mi raccomando. Ci provo, passo. Per segnalarla mettendo in mappa, così non ci caschiamo sopra. Vediamo dove stiamo. Ricevuto. Okay. Ah, ragazzi, allarghiamo un pelo sto perimetro, che sono tutti in effetti un po' mucchiati. Andrea, se riesci, sali qua sopra la casa. Sì. Fagli magari con qualcuno, così siete in due. Ecco, lui bello largo qua, perfetto. Purtroppo i medici sono un po'. Però non è colpa loro. Allora, dai Dave, che ci sei. Tu stai per terra, vorrei assumere. Io controllo dalle vai, vai, prendo, okay. Se vuoi puoi segnare su te. Non credo. Penso che sotto il fiato. Perché? Ah sì, vero. Sì, basta che te lo. Non l'avevo visto. Roger, ho visuale con lo staggio.
Ma io così non mi mancano. Ti preferisco, sì, mi hanno già, già dichiarato, grazie. Ah, ancora in assenza di vacanze che mi portano in mezza costa. Andrea? Sì, adesso sì. Squadra, facciamo così. Avanziamo tutti tranne i medici e i feriti in direzione del nostro vigile. Spari. Occhio al tango, ingaggio anche dalla casa dove c'è il nostro ostaggio. Quindi occhio a non sparare allo ostaggio. Dov'è la mina? Ci vado sopra. Ok, iniziamo a attraversare la strada. Qualcuno copre, qualcuno attraversa. Io ho copertura dal soprattetto della casa. Ma vi andavo un operatore che stava. Anche per te, è inutile che ci provi, Coriandro. Non vale per l'assicurazione questa. Ah, di Manonia. Grande. Andrea. Stabilizzato. Che ti succede? Ammazza. Stiamo per perdere un braccio. Mi coprite con una borsa. Ma tu sei medico? Sì. Prendi un'altra. Ok, squadra, avanziamo, che è la possibilità. Parli, c'era un medico che davanti ha messo una mina, passo. Boom. Thank you.
il contatto, Dave? 120 scoperti sulla collina. Ricevuto. Elicottero sopra di noi. Sto cercando di identificare se sta ancora avviato. Qual è la posizione di Sabotox? Mi trovo al primo edificio dove eravamo prima. Roger, io sono in copertura sul tetto, sulla casa iniziale dove vi siete spostati tutti. Sì, vi vedo, che faccio? Vi raggiungo? Sì, sì. Dovremmo capire se l'elicottero tango o no. Tango. Sì, tango. Ottimo. L'elicottero abbattuto. Ottimo lavoro. Croce la squadra, racconta dei feriti. C'è Sabotox a terra. Hai trovato? Sto tirando su. Thompson a terra, passo.
Ricevuto. Possibile 50 in direzione Zardetti. 16, porta le spalle dello inferito. Dentro la casa dove c'è l'ostaggio, c'è il medico lì dentro. Forze speciali, direzione 220, 50 metri in basso. Ah ragazzi, dalle Intel abbiamo interrogato questo ostaggio e ci dice che abbiamo un altro prigioniero da recuperare, di fare il prima possibile, se no verrà giustiziato, quindi bisogna muovere un po' il passo. Chiamiamo al limite, se i feriti sono gravi, un'estrazione medica, così noi possiamo procedere. Come siamo messi con i pazienti? Medici, come siamo messi con i pazienti? Sabato, perché è quasi... sono grave. Alex, richiedi un medvac sulla nostra posizione. Ricevuto. Che cazzo, ho letto alle 10:30, quest'altro. Qui Alex e Roger. Avanti. Il medevac in arrivo, bisogna segnalare col fumogeno. Ricevuto, fumogeno sulla strada, portiamo i feriti sulla strada. Ragazzi, abbiamo anche a terra Alfredo che sta attraversando la strada, recuperiamolo, facciamo il medevac pure per lui, è morto lì vicino alla strada. Qui special, lo vedo. Ok, recuperiamolo velocemente, se lo vedi. Intanto facciamo un perimetro per l'elicottero. Ok ragazzi, ci muoviamo verso il prossimo obiettivo.
Dave, facci la scout e andiamo. Quindi ho BJ, primo BJ. Rianimeranno? Allora ragazzi, di Piedadra le Kaiser, adesso un attimo perché non so che dove dovete, perché non si darà fuori dalla lista. Grazie. Ok. Grande, grazie. Venite subito e vi riporto sul campo, ragazzi. Grazie. Mi metto come copilota, diciamo.
prima che sparano e quando non ti sono da qui. Oh, gamba. Saranno là. Artigliere ha fatto poco in arrivo. Ciuta. Qui niente. Niente, dove sono? 2.40, seguiamo 2.40, arriveremo. Aspetta. C'è, non so se sono nemici. Siamo da Fidel. Dove? Dovrebbero essere i nostri qua. 200, 180, 20. Chi è l'operatore che sta avanzando da solo? No, sono in due, c'è un ferito. Mi puoi prendere il ferito per favore? Ok, sono loro, vieni a tre. Occhi ai mortai. Mortai! No, sei nostri, sei nostri. Però è la nostra artiglieria, sì. Sta arrivando. Ma chi ti aveva risposto? Io devo. Ho chiesto a Cogliandro e lui mi ha risposto sì.
Raga, io devo andare. Pronti, Titan. Magari muoio per la settima volta. Aspetta, vediamo di cosa c'è. Ho ricevuto quelli, andrò. Ho bisogno di, quando puoi tempo, una cucita. Come sono le sparo lei? No, sono noi dei veicoli, proiettati. Quando è tutto un veicolo. Ricevuto, chiudo. Ciao raga, alla prossima. Ciao ciao. Ciao. User disconnected from your channel. Ma che precisione, vorrei. Guarda qua, guarda, guarda lì sotto. Guarda. Qui Roger ad Alex, chiedere conferma al comando se è stato distrutto il la zona dei mortali. Hai visto? Preciso. Vediamo dove arriva. Ho finito tutto, non c'è granata. Non so a che punto sia Alex, ma sa che era ferito. Dove arriva sto colpo, guarda. Aspetta, guarda lì dentro della vita. Alex, mi dicevi? Ehi, sì, dove arriva? Prova a sparare senza lanciagranate. Aspetta. Qui Alex e Roger. Vai, avanti. No, vai, vai. Aspetta. Il comando mi ha riferito che quella era una postazione, un posto di blocco, mentre la postazione mortaio è designata in mappa. Ripetere? Quella che è stata battuta era un posto di blocco, non la posizione dei mortai. Ricevuto. Voi che avete fatto, messo giù le coordinate, quanto siamo distanti allora dall'obiettivo dei mortai? Obiettivo 2, eh? Il primo obiettivo. Bella parola. Sarà un chilometro. Ricevuto. Ad occhio proprio largo. Arriva, guarda la punta di dietro. Dove c'è la pietra? Sì, 900 metri. Guarda. Per Dio, hai visto? Pure precisa, Dio. Dai, cosa fa? Allora, facciamo così. Chiedi al comando, se è possibile, drop di veicoli. Drop di veicoli? Chiedi al comando drop di veicoli. Vabbè, allora io mi metto a riempire il caricatore. Dai, allora. Dimmi. A che cosa stavi sparando, per curiosità? Come? A che cosa stavi sparando? Stavo scaricando il fucile e ho due volte e l'ho ricaricato. Fai riempi i caricatori, non sparare a cazzo, ragazzi, poi rimane senza munizione. Ok. Sì. Mi fai non sparare un attimo male un proiettile, non potremmo sempre sparare. Facciamo il fuori? Ok, grazie. Ma come li riempi? Che cosa? Contro il Windows riempi i caricatori e il caricatore. E non ti lascia il caricatore a metà pieno. Ti riempi tutto. Non è che lo puoi attivare. Riempiendo i caricatori, non c'è la vita. Ragazzi, se mi dai il numero lo faccio pure io. Ah, mi sono pieno, se sta riempi subito a fare. Alfo, la situazione sta di nuovo, è tutto tranquillo? Pare tutto a posto. Bella, sì. Facciamo finta come si sta Marco lo se... Devo anche arrivare, che viene volo.
colpire i dragoni. Che si fa? Bisogna aspettare Roger, però non ho tempo per parlare. Roger, avanti. Hai qualcosa per muoversi ora? Per il momento stiamo aspettando che arrivino dei veicoli. Ah, lo scarico, vero? Cioè, ok, già. Passo il giro. Arriviamo con l'ambi, raga. Ma che li sganciano col 130? Con l'elicottero. No, l'elicottero. Ma dove, ragazzi? Te può fare comunque, Ale. Alfo, a te. Lo so, infatti. Ma presumo che arrivano mezzi di terra. No, dico, era spettacolare se sganciavano col C-130. Le torde. Però lui dice da dentro, come in realtà. Che sì, sia per fare. Ma si può fare. Si ci può stanno fare. I mezzi su arma per farlo, eh. Ah, è vero. Molto tempo fa l'avevo fatto proprio, aveva caricato gli ambi dentro al. Poi siamo quello con i due liquidi giganti. C-130. Ah, l'avevo caricato lì dentro. È atterrato il 630, se non abbiamo scaricato tutti gli anni. Spettacolo. No, no, ma mentre vola proprio poi va. Sì, sì. Con i paracaduti, capito? Ah, lo parete, no, no, no. Ecco, e da qualcosa Alfredo, quello con due L che... Sì, sì, col cicciottone, con il coso, come si chiama? Un verticale. Ti sta venendo a prendere il sabato, se resisti. Ma dove è sempre? Mi sa che è rimasto indietro morto a sto punto. Tommy, passa davanti al fucile di Oscar Burano. Ma che fa per decidere, ma non è il sabato? No, è morto, sta a terra, mi ha detto. Ah, ecco. No, perché prima ho fatto di una cosa che ha detto di venire avanti, però dopo lui... da un'altra parte non io controllo. Ah, eccolo, sta là dietro il Montarozza, lo stanno sistemando. Ah, eccolo. Però Tommy, quando vedi uno meno da fila devi comunicare a Roger. No, ma io se vedo uno dietro gli dico vai avanti, che sennò sento quello 300 volte in radio . Dopo si ascolta quello che dico, boh, se non resta indietro . Ah, vabbè, sabato è nuovo, molte cose non ne sa. Sì, ok, ma gli ho detto, prima gli ho detto andiamo avanti che se non restiamo indietro, sì, ok. Dopo magari un altro glielo dico che non ascolta. Sarà che era zompato in aria, quindi non ce l'ha fatta a raggiungerti. Ce l'abbiamo. Perfetto. Tommy, domani che fai? Ti tieni leggero, ti fai un'insalata di albero? Insalata di albero. Però ma oggi Andrea, che cavolo è che mangiava tutto il pesce? Che ricorrenza festeggiava. Vabbè, il pesce non mi piace. Ma tu? Arrivo subito, ragazzi. Ma ti aspettavo di fumare adesso. Hai fatto la peperonata intanto. Hanno sistemato, fa vedere. Sì. No, ancora no. Ok, qui Roger la squadra. Chi è possibilitato a muoversi? Ci muoviamo in direzione sud-est a recuperare veicoli. Poi torniamo indietro a prendere i medici e i feriti. 1-5-2 in vista. Quei medici e Roger passo. Avanti. Eccoli i mezzi. Medici operativi, sabato su. Siamo già in marcia. Andiamo a prendere i mezzi, no? Hai visto col paracadute? E quindi col paracadute sono scesi. Ecco, vedi che hai fatto bene prima a darmi la tua posizione, così ti sei riuscito di venire a trovare subito. Sì, ma è partita sfigata, terza bomba che chiappo, passo. Lui, porca miseria, me l'ho beccata io.
coniglio nemico. Che c'hanno il nostro quelli davanti. Comunque ragazzi, in questo momento di tra virgolette pausa faccio un attimo un check radio generale per vedere se ci sono tutti. Dave? Punisher? Forte e chiaro. Special? Presente. Alex? Check. Alfredo? Forte e chiaro. Coriandro? Vabbè, scrivi. Kyle? E dicevo. Buruk? Check. Savatox? Ancora vivo. Tommy? Tommy si è assentato un attimo dal computer. Ah, ok, mi ero già fregato il bello. Ok, dai, tu e Amra? Check. Sì, Quindi mo Tommy è rimasto indietro, è rimasto dove stavamo prima. Adesso lo veniamo a prendere. Ok, hanno in vista. Scusami ragazzi, di Ambra, mi ricordi come ti chiami? Che se no ti chiamerò Ambra per tutta la sera, scusami. Riccardo. Ok, perfetto, grazie, scusa. Gli amici sempre Ambra. Ok, allora ti chiamo Ambra. Sono con Roger, passo. Avanti. Faccio io da chiudi fila, mi sa, passo. Sono l'ultimo. Tommy dov'è? Non è rimasto indietro lui? Penso che sia fermo, no? Passo. Sì, sì. Vabbè, adesso lo raggiungiamo, stiamo già venendo con i veicoli. Hola. Salve. Salve a lei. Mamma mia, che spettacolo. Questo è bellissimo, questo è grande. Ma il biglietto? Niente, no, dai, pagate, pagate. Questo viaggio ve lo regala all'Italia. Allora, ah, che vista che c'è qua sopra. Medico, dobbiamo andare dall'altra parte, che è forzato. Hola, che lì, Thompson, intanto riesci a farci un percorso per arrivare in montagna, per piacere, con i veicoli? Roger, fammi la posizione che vi raggiungo. Eccolo. Tommy, adesso ti veniamo a prendere. C'è un altro posto libero qui. Eccolo che è arrivato. Yeah. Siamo là. Mamma che bello sto camion, è bellissimo. Coriandro, ha bisogno di sangue? Cosa? Sì, arrivo, Coriandro. Sono io dietro. Chi è la lista, ragazzi? Come no? Ok, dovrebbe iniziare a scorrere un po'. Qui dentro non fa ricaricare, vero? No. Prego. Ci siamo tutti qui. Facevo aperto questo libro. Ma anche il nostro cartografo sta un attimo preparando il percorso in mappa. Ok, io guardo. Dov'è il percorso? Dove siamo noi, cioè? Guardando la cartina dovremmo essere nel punto più alto che abbiamo svalicato. Coriandro, mi volevi dire qualcosa? Avanti. Non riesco a trovarci. Vabbè, io faccio il secondo pallone. Ah, ok. Per qui nel 330-10. Chi è la guida dell'altro pallone? Quella della... Buona terra. Cioè, li vedi la strada?
vedi la strada di sotto, loro che sono parcheggiati al su. Esatto, non vedo nulla io. Roger, se mi dai la possibilità, io qua da me vedo una Jeep e non mi sembra che sia rotta, e se mi dici che comunque senza che... Sono sicuri, ti venivo a prendere, telefono, andiamo in direzione, anzi, diritto di fronte a noi, ore 12, tiriamo su Tommy. Eccolo. Stiamo arrivando noi, Tommy, non ti preoccupare, tanto siamo vicini. Ok, ricevuto. Osserva un'altra. Quando ha detto 12 o 120? Boh, cioè, vabbè, io seguo lui. Guarda, posizione esatta sta a 3.10. Oh, perfetto. Mamma, vanno lentissimi sti cani, no? È un Nebula. Cosa era una tonnellata di contrario? Di più di una tonnellata. Oh, mamma. E io sono lì, c'è una tonnellata. Mazza, da qua sopra sembra stare sulle montagne russe. Ok, ora invece procederete seguendo la linea fatta in mappa. E sta chi se ne diventi una palla da pooling. A sinistra, Typhon. Perfetto. Le cazzo è? Ok, io seguiamolo. Ah, io non vedo niente. Non ti sento, parami in radio per piacere. Interrogativo, devo passare per strada o taglio? No, tagliamo, tagliamo. Ricevuto, devo. Tagli una spinta. Vai a volte. Ho attenzionato il tronco e ho toccato. Raga, non respirate che siamo più leggeri. Ma che sta a fa? Perché si ferma? Va indietro? No, per carità, non lo tocca, se no saltiamo in aria. No, non lo tocca. Come bagno di tutto. Meno male che mi fa. Tempo. Come la faccia. Io prima ho sentito un colpo di un po' di caldo. No, non è quando sono deciso di scendere dalla montagna. Dai, una Roger, dobbiamo fermare il rilascio veicoli, passo. Sì, ci fermiamo il rilascio veicoli. Sì, ma guardate che hai questo vestito. Cioè, sembra il pezzetto che sta in palla, però e magari di per terra e magari striscia pure, esatto. Ok, scendiamo. La frizione è da buttare. Andiamo fino al punto di osservazione per chiamare i mortai. Hai pure Dave da scout? Ricevuto. Avete reagito bene? Andate avanti. Andate ragazzi, se siete pure lo scout, andate. Andate, a seguire. Un po' di reportage fotografico. Tum
osservazione, cambio. Ho già ricevuto il visuale sul posto di mortai, postazione di mortai. Affermativo. Ok, sei il laser. Alex, puntiamo con il laser la postazione mortai, richiediamo quindi l'artiglieria della base. Ricevuto. Ok, poi appena l'abbiamo distrutta chiedi pure l'estrazione della squadra. Sì, raga, non andate tutti avanti, solo chi ha chiamato. Ci sono tre, siamo passati quando dovevamo passare. Parla, dai. Non c'era per catturare la parla. No, perché... No, dopo compromettiamo pure la missione, ci sento. Raga, propongo di mettersi in copertura in tutte le direzioni, non si sa mai, soprattutto con Zeus. Roger, interrogativo. Ah. Abbiamo davanti noi un avamposto, presumo ci sia dentro il mortaio, non sono sicuro. Sono le coordinate che ci ha fornito l'informatore, dovrebbero essere corrette. Ok, ecco. Pastore, abbiamo preso un Battleground. La macchina, che bello sto fucile. Che nei dettagli comunque è curato, eh. Adesso c'ho anche la... Qualità di video no, basta. Cioè, ho avuto live ieri, mi ha chiesto il promesso sul clan. Ah, mi ha messo sul PS, poi mi scrivo. Ma adesso in live? No, ieri. Ah, va bene. Ti ha detto che passi? Sì, il periodo deve passare domani, perché è un po' prima. No, cioè, va bene, mangeremo? Sì, devo dire. Ah, perfetto. Ottimo. Poi ti dico di contattarti. Perfetto, grazie Detto. Anzi, scusate, intanto ne approfitto per farvi un po' di foto, voi state fermi. Oh, anche io vai qui. Aspetta, stai fermo che ma cosa. A posto. Sabato Roger, passo. Avanti. Io non ho posto, non vedo nessun tango, passo. Nessun tango? E questa è la mia idea. Dovrebbero essere alle prese con i mortai, magari sono all'interno e non sono visibili per a causa delle mimetiche, cioè delle reti mimetiche. Ok, posso chiudere. Dai, sentiamo qualcosa. Eccoli. Mo ci fanno le frittelle, Finito a posto, ragazzi? Ok, ti hai messo benissimo, bravo. Dimmi, avanti. Però alla fine ti sei liberato dal luogo. Schegge? Schegge? Occhio alle schegge! Sì, penso. Dimmi. No, quello è già stato fatto dal comando, era uno stagio che è stato liberato dal comando. Yes. Domanda.
Oh, spero di sì. Lo vedrei. No, anche per verificare, allora, mi aspetta. Ecco, perfetto. 50, basta. Dovrebbero essere l'estrazione alleata. Mi raccomando, prima di salire facciamo sempre poi copertura. Facciamo giù il fumogeno così siamo più visibili magari. Ehi ragazzi. Vabbè, sono fatti vedere. No, io no. Roger, anzi,
salto il debriefing che devo scappare. Eh? Mi salto il debriefing che devo scappare. Sì, faccio parlare anche prima ancora. Chi è questo bambino piccolino, piccolino che sta parlando? Sì, è mio figlio, grazie. Caro. Oh, stavi dire. Non ti preoccupare che non faccio guidare un minchione, ma sono io, tranquillo. Stai dentro la zona debriefing? No, mi sono dimenticato di togliermi l'invisibilità, è solo quello. Ah, infatti pensavo. Io vado a portare gli italiani. Ragazzi, benvenuti. Siamo arrivati fino a... Stavo morendo schiacciato nella porta. Allora, come so che tu... Mi ricordo le sicure. Bravo. La mia non ce l'ha. Ok, ci sono tutti ragazzi? Buono. Allora, linea generale è andata abbastanza bene, l'unica cosa, beh, ma quello poi si migliorerà facendo anche degli ulteriori allenamenti che sto già programmando, un po' sempre che ho sentito un po' tanti morti, cioè nel senso che capita spesso che siamo bloccati a causa dei morti, bisognerebbe cercare di, visto che ora abbiamo iniziato a far la parte, diciamo, tecnica, quindi imparare un po' la radio, imparare un po' varie cose, di non far casino, eccetera. Poi il passo successivo sarà iniziare a non morire e qualche tecnica in più sul campo, in modo che poi pian piano diventiamo un team super mega distruttivo e senza